Che emozione atterrare proprio qua nei Calanchi. Ciao, ciao Adriano, lui è il responsabile dell'oasi del WWF dei Calanchi di Atri. Allora, sopra dall'elicottero abbiamo visto un paesaggio davvero unico, spettacolare. Come si formano in realtà questi Calanchi, queste bolge dantesche, come abbiamo detto? Sì, le chiamano così qui, ma anche unghiate del diavolo, ci sono le ripe, tantissimi termini per indicare queste straordinarie formazioni geomorfologiche che sono dovute quasi esclusivamente all'azione delle piogge su delle argille di origine plioplistocenica che fungono tipo da spugna, che quando piove si riempiono di acqua, poi quando c'è il sole si seccano e si mettono a disposizione delle piogge successive che trasportano tutto il materiale a valle. Ecco, quindi questo è un terreno argilloso, abbiamo visto, abbiamo parlato appunto della lavorazione dell'argilla, Castelli. È lo stesso terreno, la stessa argilla? Più o meno sì, le argille di Castelli sono un po' più antiche di quelle di Atri. Quelle di Atri sono argille grigio-azzurre plioplistoceniche, quindi risalente circa 1.700.000 anni fa, quando qui era tutto un mare praticamente. Ecco, io vedo arrivare delle biciclette, delle mountain bike, e quindi qua si può praticare. Sì, noi abbiamo... Non soltanto a piedi, perché vedo che queste strade sono un po' scoscese, sono discese, sì. In salita. È così difficile oppure si può fare? Si può fare con i maestri di mountain bike. Questo è un percorso, è una cicloepovia, abbiamo coniato questo termine proprio per indicare un percorso che si può fare sia a cavallo che in bicicletta. Cicloepovia, beh, noi ci proviamo in bicicletta, dai Adriano, vediamo così almeno diciamo a caso se è difficile o no questo percorso. Sicuramente sarà bellissimo, certo. Unico. Grazie, andiamo giù. Si parte, eh? Allora, si sono formati questi calanchi anche perché non c'è copertura boschiva, giusto? Perché non c'era vegetazione, non c'erano radici che tenevano la terra. Certo, in passato in queste aree c'è stato sia sovrappascolamento dovuto proprio alla pastorizia, che ad Atri c'era la doganella d'Abruzzo proprio per la transumanza, e in più perché naturalmente si faceva spazio alle campagne e all'agricoltura, quindi c'è stato un primo passo per disboscare tutto, quindi ha creato questi problemi che poi hanno generato i calanchi. Ma come mai avete creato un'oasi in questa zona? In quest'area, prima di essere un'oasi del WWF, quest'area era un sito di interesse comunitario, quindi un SIC, diciamo un parco europeo per semplificare le cose. E da allora il WWF insieme al Comune di Atri ha iniziato questa protezione dell'area per proteggere gli animali, i numerosi animali che vi abitano, tra cui l'istrice che è il simbolo della riserva, il tasso. Invece la vegetazione, appunto, stavamo dicendo che ce n'è pochissima, vedo ogni tanto degli ulivi, vedo ogni tanto degli alberelli, delle piante, però sì. Che cosa cresce qui? Nei calanchi crescono tantissime piante, circa 370 specie segnalate. Diciamo che sulle ripe calanchive ce ne sono poche perché il contenuto di sali che c'è all'interno dei calanchi, dovuto ai vecchi fondali marini, non permette proprio alle piante di attecchire. Però ci sono tantissime specie, tra cui il cappero, la tamerice di D'Annunzio, la famosa tamerice di D'Annunzio, certo. E la famosissima liquirizia di Atri. La liquirizia, secondo te riusciamo a trovarne qualche piantina qui? Ma l'oasi è piena di liquirizia, anche perché è una pianta molto comune nel nostro territorio atriano. Questa è liquirizia, Adriano? Sì, questi steli che vedi sono proprio steli di liquirizia. Ecco, non l'avrei mai detto, anche perché questi qua sono dei rami spogli, ma non si lavora questo rametto che esce, no? No, si lavora la radice, solo che bisogna scavare per trovarla. Adesso provo ad estrarne una. Ecco, vediamo se ci riesco. La liquirizia è una radice, quindi bisogna vedere che cosa c'è sotto il rametto che esce fuori. Eccola qua. Ce l'hai fatta, sei fortissima. Sì. E questa sarebbe la radice della liquirizia. Sì, quella è la radice della liquirizia. Ma non si estrae in questo periodo? No, si estrae in autunno, però in questo momento la possiamo vedere, giusto per vederla, è molto interessante, anche se i primi tratti della radice sotto al fusto sono quelli che vengono lavorati di meno perché sono i più coriacei e duri, quindi dobbiamo prendere la parte più lunga, più sotterranea della radice. Quanto è lunga la radice della liquirizia? Oltre i 3 metri arriva, quindi. Ecco, quindi c'è da lavorare. Sì, c'è. Infatti da lavorare. Qua il profumo ancora non c'è, il colore invece già c'è. Sì. E tra poco, grazie Adriano, dopo la pubblicità vedremo come questa radice si trasforma nella liquirizia
che ogni giorno consumiamo. A tra pochissimo.